Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati e buon anno. Mi auguro che ci sentiate, ci vediate. Incominciamo questo appuntamento un po' diverso dai soliti, nel senso che non sarà la solita lunga conferenza come facciamo di solito qui dalla Fionda. Scusate, ho un fastidioso ritorno. Datemi un secondo. Ok, chiedo di darmi conferma che mi sentite. Siamo, Sì. siamo. Ok, direi di sì. Allora, dicevo, non è la solita lunga conferenza come siamo soliti fare, sarà una conferenza stampa, quindi è un unicum per le nostre abitudini. Intanto vorrei salutare Fabio Nestola da Roma. Ecco, Salve, salve, buonasera a chi ci buonasera a chi ci segue. segue. E Giuseppe Apadula, anche lui da Roma. A tutti, grazie dell'invito. Mi sentite? Sì. Ok, benissimo, allora iniziamo appunto. Il protagonista di questa serata è Giuseppe, che ha chiesto, come dire, di avere la parola per spiegare un po' qualcosa della sua situazione. È noto a tutti che lui è in una disputa da molto tempo con la sua ex compagna Laura Massaro, per la custodia e per l'affido del figlio attualmente minorenne, ha 11 anni, ne avrà 12 fra poco. Da anni, Giuseppe, mi rivolgo direttamente a te, ti sei imposto sostanzialmente un silenzio, come dire, un profilo molto basso. Fino a poco tempo fa non avevi neanche un profilo Facebook, il che colpisce molto soprattutto se confrontato con l'atteggiamento e l'approccio, della tua ex compagna, Laura Massaro, che invece è stata esposta sui media, con varie iniziative, ha inondato, i social network di foto, video, dichiarazioni, interviste, manifestazioni, scioperi della fame, addirittura richieste di, ispezioni nei tribunali e quant'altro. Una sovraesposizione mediatica che è stata anche molto favorita e promossa dal supporto di diverse parlamentari, che hanno deciso appunto di affiancarla in questa sua sovraesposizione mediatica. Tu hai riscontrato questo fenomeno, questa grande esposizione mediatica e questo supporto istituzionale nei confronti della tua ex convivente, ex moglie, diciamo così, ex compagna, scusami, e hai chiesto alle stesse parlamentari di partecipare a una conferenza stampa, no? Che è poi quella che stiamo cercando di fare adesso, per poter esporre un po' il tuo punto di vista. Sarebbe utile sapere a questo punto quali sono queste parlamentari a cui ti sei rivolto e che tipo di risposte hai avuto. La premessa è che io ho cercato di evitare questa esposizione, ma poi purtroppo, proprio per quello che hai detto, ho cercato un attimino di far capire un po' qual è la realtà di quello che stanno facendo. In realtà, stasera non dire, non chiedere A ancora a questi questi personaggi politici politici importanti importanti di dati perché queste persone hanno la possibilità di fare delle conferenze stampa, fare dei dati, quindi estremamente importante. Anche la casa degli italiani, quindi la casa di tutti dovrebbe essere anche la mia casa. Oltre questo, che mi sono sono fatto fatte considerate che tra il 2019 e il 2021 gliene sono state concesse 5. Oltretutto, i sit-in
davanti a una alle minorenni, davanti al magistratorio, davanti alla giustizia, alle quali si sono presentate alcuni onorevoli, alcune senatrici, eccetera. In particolare porta tesi poi fondamentalmente pesante, perché di questo poi più ad alta voce. Allora, come sto dicendo, il fatto di supportare la mia ex compagna, mamma e figlio, significa anche supportare ciò che dice, quindi farla passare di violenza, quindi violento sarei io e comunque l'abusante sarei io. In realtà supportare volontà di abolire una legge che è la legge 54, che è la legge sulla vita. E vorrei ricordare a tutti, ma anche a questi quanti, perché saranno sicuramente contente di essere nominate, visto che pubblicamente più di una volta hanno dire nei social e anche addirittura al Parlamento queste tesi. Appunto le conferenze stampa sono state organizzate, io ho visto partecipare per esempio l'onorevole Veronica Giannone, ho visto partecipare l'onorevole Laura Boldrini, tra le altre. Giannone l'ho vista anche presentarsi in un nuovo tribunale in cui svolgeva la nostra udienza, quindi diciamo che sul campo si sono anche oltre queste si sono hanno fatto delle interrogazioni parlamentari, oltre ancora all'onorevole Veronica Giannone, da che mi risulta Monica Cirinnà e per esempio sui sit-in, sulle cose, sulle manifestazioni davanti alle istituzioni, mi sembra, e anche sui social, Leone, Stefania Scari, Rossella Muroni, Pina Picerno, c'è stato anche un grosso, grosso supporto dalla senatrice Valeria Valente, che presiede la commissione sul femminicidio, che addirittura tra i fascicoli ha pensato di prendere anche il mio, ma comunque non si è capito poi. Ecco, di questo ne parleremo, Giuseppe. Ti interrompo di nuovo perché continuano a segnalare diversi problemi di audio. Volevo chiederti se per caso hai delle tipiche cuffiette con microfono da collegare al cellulare, perché sei connesso col cellulare in questo momento. Se avessi quelle, forse miglioreremo la trasmissione audio. No, non ci riesco al momento, purtroppo. Bene. Cercherò di avvicinarmi ancora io al microfono. Credo che c'entri anche la connessione, ma cerchiamo comunque di sì, perché è strano, perché si sente generalmente, si sente bene. Comunque, hai fatto giustamente dei nomi e hai chiesto a queste persone, come dire, di fare quello che stiamo cercando di fare adesso, cioè una conferenza stampa per spiegare un po' le tue posizioni. Che risposte hai avuto? Allora, nessuna. Come io avevo già anticipato, rinnovo comunque la richiesta di potermi far partecipare a una conferenza alla Camera, alla sala stampa della Camera dei Deputati, quindi io sono sempre a loro disposizione. Non ho avuto nessuna risposta, tranne dalla senatrice Cinzia Leone, che diciamo tramite suoi colleghi di partito è stata sollecitata e ha ricevuto il mio avvocato.
però l'avvocato ha esposto effettivamente le cose come stavano, però la senatrice non ha accettato di fare questa conferenza perché ha risposto che non le aveva organizzate lei e quindi non pensava di potermi dare questa possibilità a me. Quindi questo è stato l'unico contatto dopo anni però di loro interventi sulla mia storia. Quindi sostanza grande esposizione, grande sostegno anche mediatico da parte di queste parlamentari, un blandissimo interesse da parte della senatrice Leone, per il resto la tua richiesta di un confronto pacato, ragionante rispetto a quello che è stato detto sul tuo conto, sull'intera vicenda che riguarda te e la tua ex compagna, hai ricevuto solo silenzio. Volevo chiedere a Fabio se ha qualche domanda per portare avanti un po' il discorso con Giuseppe. Sì, ma innanzitutto, al di là dell'audio, volevo dire una cosa: è nel nostro piccolo a tutti gli effetti una conferenza stampa dalla quale poi ovviamente nasceranno degli articoli, quindi andremo anche a commentare quanto emergerà oggi e quanto sarebbe potuto emergere se la partecipazione fosse stata accettata anche da chi è stato invitato, ma ha preferito, è lecito, è legittimo, ha preferito non esserci. Comunque delle curiosità, delle domande ci sono anche per chi poi ha fatto questa scelta, per carità, legittima. Abbiamo sentito una grossa mole di esposizione nei confronti della tua ex convivente e invece il nulla totale nei tuoi confronti. Di fronte a questa mole di interventi, a questo squilibrio, cosa credi, solo una impressione personale, cosa credi che abbia impedito anche un minimo di simmetria, anche un minimo di par condicio? Beh, è solo un'opinione personale, ovviamente. Il fatto che più che interessarsi alla storia c'è stato un interesse ideologico. Evidentemente questa storia interessava per motivi politici e quindi forse il fatto che io sono arrivato tardi a dover spiegare le mie ragioni ha anche fatto in modo che per tanto tempo si potesse credere di portare avanti questa storia, insomma, cioè tutte queste accuse di essere vittima di abusi eccetera che sono nella testa della signora, insomma. Solo nella testa. Una domanda, prima una constatazione. I proverbi popolari, perfino mia nonna, semianalfabeta, però diceva che bisogna sentire due campane prima di formarsi un'opinione e sembra che nel nostro Parlamento non sempre accada questo. Ma la domanda conseguenziale è questa, ma sempre secondo un'opinione personale, e c'è stata una reale analisi degli atti? Oppure chi ha preso determinate posizioni l'ha preso con cognizione di causa, avendo letto gli esiti delle reciproche denunce, dei vari pronunciamenti dei diversi tribunali che si sono espressi negli anni, oppure si tratta di una adesione acritica alle teorie della ex convivente? Ma io posso solo ovviamente immaginare, ma non ritengo che possano aver letto gli atti ufficiali, e ci tengo a dire ufficiali perché altrimenti ci sarebbe malafede, perché la storia è talmente chiara ed evidente che non è possibile parlare in quel modo se si fossero letti gli atti. Propendo per altre forse un paio di idee fondamentalmente. Una è quella che non abbiano proprio letto gli atti e quindi è stata solo una presa di posizione ideologica e da qui poi si è partiti per la tangente. L'altra ipotesi è che possono aver anche letto delle carte che non sono quelle realmente processuali e quindi che poi non si siano neanche preoccupate di verificarne l'attendibilità. Continuiamo con le opinioni personali. Sempre secondo l'opinione personale,
le resistenze accanite che ci sono state da parte della signora Massaro, i rifiuti ripetuti di rispettare quanto stabilito dai tribunali, in che misura tu lo collochi in una, diciamo, dovuta alla sua spontaneità, alla sua genuinità, o in che misura ritieni che possano essere state anche in qualche maniera favoriti o incentivati o addirittura guidati da tutto il supporto istituzionale che hai ricevuto? Beh, non c'è dubbio che sia, che, diciamo, questo discorso di non rispettare ciò che sono i decreti, di non rispettare le norme, le leggi, ma voglio ancora addirittura scendere un pochino di livello, proprio non rispettare ciò che veniva proposto per risolvere questa situazione, no? E questo deriva sicuramente da delle idee che secondo me sono state messe in campo, no? Quasi di invincibilità, no? Di ci pensiamo noi, non succederà mai niente. Questa idea di onnipotenza, insomma, che sicuramente è stata la luce che ha sempre portato avanti per arrivare a tanto. Senti Giuseppe, finora abbiamo sentito le tue opinioni, che sono assolutamente legittime e degne di essere ascoltate, e facciamo questa conferenza stampa apposta, però vorrei anche scendere un po' nei fatti, quindi vorrei farti un po' qualche domanda cattiva, nel senso vorrei prendere un po' le parti di chi ti critica, di chi ti attacca, quindi di queste persone di cui abbiamo parlato finora. Una delle accuse che ti viene mossa è di aver sostanzialmente subissato, seppellito la tua ex compagna di denunce. Questa cosa è vera? E se sì, se è vera, perché l'hai fatto? Allora, in realtà è esattamente il contrario, lo spiego. Sì, già so che girano numeri 24, 27, 30, ogni giorno mi arriva un numero. Allora, praticamente le denunce, le prime denunce, no? Erano quelle che un papà che ha l'unico mezzo lecito, quello che può fare, è quando gli viene negato di prendere il bambino secondo quanto viene stabilito dai tribunali. Cosa fa un papà? Va a denunciare e dire: guardate, non mi hanno fatto prendere mio figlio benché io potessi farlo. Quindi se questo si ripete 20 volte, 25 volte, la denuncia è sempre la stessa, è una. Cioè non mi fa vedere il mio bambino, secondo quanto stabilito dalla legge. Allora, può essere una denuncia con 25 date o 25 denunce con una data l'una, ma quella è. Quindi alla fine questo è la situazione. Quindi di denunce... All'epoca però parliamo già dei primi tempi, no? Quando durante le prime CTU c'era anche il tribunale, non stabilito una frequentazione mia del regolare, perché noi siamo partiti, è bene ricordare, che io avrei dovuto avere una frequenza regolare, con giorni stabiliti, fine settimana e tutto il resto, quindi non dimentichiamo questo. Quindi queste sono il numero di denunce, che è una. Poi è vero, ci sono state anche altre denunce, ma in parti uguali forse, anzi no, perdonatemi. Quelle che ho ricevuto io in quel periodo erano parecchie di più. Anche se poi nel 2017 abbiamo deciso, aiutati anche dal tribunale in quel caso, di rimettercele tutte e due, e quindi così facemmo. Però purtroppo invece di poi trovare sempre questo, per me, augurato rapporto, soluzione, e un accordo, l'unica soluzione era poter vedere il bambino, purtroppo le cose invece sono addirittura poi peggiorate, no? Nelle denunce. Se vi posso dire, io poi dopo, successivamente, sempre ho saputo di essere stato denunciato per violenza, per abuso, per stalking,
ho saputo anche che mi sono arrivate denunce per associazione a delinquere. Sì, cioè, voglio dire... Lei contatti, oramai... quante sono quelle che hai ricevuto? Così, per curiosità statistica. Davide, guarda, io sinceramente ho perso un po' il conto, ti devo dire la verità. Alcune non le conosco neanche, le penso venute a sapere perché venivano dette durante i procedimenti, no? Io l'ho denunciato perché è come se poi denunciarmi significasse essere colpevole, insomma. Questo però devo ripetere, è un meccanismo consueto che si prova a utilizzare, insomma. Senti, vorrei continuare con il mio ruolo di avvocato del diavolo e farti un'altra domanda relativa a una cosa, a un'accusa che ti viene mossa da chi, come dire, si fa sostenitore della tua ex compagna, ed è l'accusa che tu abbia spinto in qualche modo affinché tuo figlio andasse in casa famiglia. Questo corrisponde al vero? Beh, assolutamente no, nel senso che mai siamo partiti, nessuno di noi è partito per mandare un figlio in casa famiglia. Io oltretutto personalmente non è questo che avrei mai voluto. In realtà faccio una piccola premessa. Dal 2013 al 2020-21, e quindi in un arco di tempo abbastanza lungo, ci sono state tre CTU, cioè tre consulenti, una neuropsichiatra infantile e due psicologhe che hanno potuto valutare la situazione. E considerate in questo tempo quanti tribunali, quanti giudici, almeno una trentina, hanno tentato di fare l'impossibile per poter dare un padre a questo bambino. Gli hanno dato tantissime possibilità, infinite. Queste tre CTU alla fine concludono tutte nella stessa maniera. Questo bambino è in una situazione di grave pregiudizio, privato della possibilità di avere un padre. Non vado oltre perché sarebbe sinceramente anche per me doloroso dover spiegare, ma spero che si capisca, in quale situazione grave si trova questo bambino. E quindi la mia richiesta è stata sempre quella, la mia richiesta ai tribunali è stata sempre quella di trovare un luogo neutro, per due motivi in realtà. Uno è per liberarlo da un contesto patogeno, gravemente pregiudizievole. E non sono parole mie, sono parole di esperti, non mi voglio arrogare il diritto di competenze che non ho. Nel caso qualcuno pensasse che stai esagerando, vorrei richiamare un tuo recente post su Facebook dove hai appunto postato la fotografia, se non sbaglio, di un verbale, di uno stralcio, sì, di un verbale, da cui emerge come il bambino stia vivendo come un latitante, sostanzialmente, no? Assolutamente sì. E quindi questo bisogna che sia chiaro. Che sia chiaro. Ma non solo questo, ma anche prima di questo. Vi ricordo che le CTU sono dal 2013 al 2020-2021. Stiamo parlando di 7-8 anni di verifiche, di controlli, quindi non stiamo parlando del nulla. E il secondo motivo è perché solamente in uno spazio, in un luogo neutro, dove il bambino possa veramente autodeterminarsi, dove non possa essere condizionato, possa avere, anzi riavere, un suo diritto fondamentale, che è quello di avere un papà, perché ce l'ha un papà, ed è un suo diritto costituzionale. Ma lasciando perdere proprio le leggi, è un diritto umano, perché vorrei sapere cosa c'è di umano a cercare di privare un bambino. La violenza a cui questa storia è stata presa a simbolo da qualcuno,
la violenza e il disinteresse per cui si è scelto di fare false accuse, di farmi passare per quello che non sono mai stato, per poter poi alla fine diventare bandiera di contro la bigenitorialità, per l'abolizione della legge 54, quando non c'ha nessun senso, perché nel mondo nessuno può pensare di abolire un padre dalla vita di un figlio. Cioè, questo è inspiegabile. E ci si è arrivati addirittura a denunciare CTU, si è arrivati a denunciare operatori, si è arrivati a denunciare assistenti sociali, si è arrivati a ricusare interi collegi. Faccio solo un piccolo inciso. Tra le cose che vengono dette, a parte il numero di denunce, spero di averlo spiegato, mi viene detto: perché non hai denunciato l'assistente sociale che mi ha mandato al centro antiviolenza? Perché l'assistente sociale non ha mai confermato di aver mandato la signora in un centro antiviolenza. Non mi risulta. A domanda non ha mai confermato in nessun verbale questo. Posso pensare che su insistenza della signora, su il fatto che dicesse che era vittima, probabilmente è una mia idea, gli avrà detto: signora, se lo ritiene opportuno vada al centro antiviolenza, non certo posso io fare le veci di un centro antiviolenza, ma posso pensare questo, ma solo questo posso pensare. Ma tant'è però che questa stessa assistente sociale è stata denunciata dalla stessa signora, l'ha denunciata, è lei che l'ha denunciata. Non ho capito bene i motivi, posso anche qui immaginare, forse perché non gli andava più bene quello che faceva o quello che diceva. Però così stanno le cose. Senti, a proposito delle denunce della tua ex compagna, giusto per fare definitivamente piazza pulita di questa cosa, poi vorrei sapere se Fabio ha altre domande. Tu hai ricevuto un tot di denunce, di alcune hai detto che hai notizia, di altre hai detto che quasi hai perso il conto, diciamo così. Sì. Ora io ti chiedo in modo chiaro, e vorrei che tu dessi una risposta definitiva: sei mai stato processato, messo sotto procedimento, hai mai ricevuto un qualche documento da parte della procura in cui si diceva che eri sottoposto a indagini, insomma un qualche documento diverso dall'archiviazione per queste denunce che tu hai ricevuto? No, assolutamente no. Io non ho nessun procedimento, nessuna denuncia della madre di nostro figlio è mai andata avanti. Anche qui mi sembra che poi invece diventi una colpa, no? Nel senso che il fatto che la magistratura ritenga che non ci siano fatti diventa comunque una colpa, no? Nel senso che una persona è innocente, per le quali che viene accusata ingiustamente, per i quali non ci sono riscontri, perché ripeto, non ci sono mai stati riscontri né giuridici né psicologici, pare che questo sia una colpa, perché ecco, non hanno letto le carte, non si capisce. Allora, tutto ciò che non è quello quello che si ritiene che sia giustizia ad personam non va bene. E non è giustizia. Questo lo ritengo sinceramente un'altra delle cose assurde. Come per esempio, se posso dire, uno dei punti nodali, e tra le altre cose che vengono dette, è il decreto della Corte d'Appello del 2020, che riformulava parzialmente il primo decreto d'allontanamento emesso dal Tribunale dei Minori. Per i minorenni di Roma, scusatemi, magari voglio essere un po' più preciso. Anche qui c'è una,
totale distorsione dei fatti. Quel decreto, in realtà, letto bene, è vero, riformulava l'allontanamento, però dava a me la massima libertà di poter vedere quotidianamente mio figlio. Avrei dovuto andarlo a prendere a scuola, portarlo a sport, andarlo a riprendere, cioè io dovevo entrare nella vita del mio bambino quotidianamente. Ed era, secondo me, io l'ho vissuta così, ed era, secondo me, l'ultima possibilità che i giudici ci davano per evitare conseguenze più gravi. Ricordo c'è una foto postata e pubblica della soddisfazione della signora con l'onorevole Veronica Giannone, e che commentavano questo successo secondo loro. Gli è sfuggito però tutto il resto. Il tribunale diceva che ci sarebbero state conseguenze se non si fosse rispettato quanto loro avessero decretato. Purtroppo, avendo pensato di vincere non so cosa, evidentemente tutto il resto è diventato poi banale. Quindi tutti i percorsi che sono stati pensati, valutati, cercati, eccetera, sono stati sistematicamente ostacolati. Nonostante si voglia far credere di essere stati collaboranti, la realtà dei fatti è totalmente diversa. Mentre si dovevano fare gli incontri, gli esperti devono lavorare per questa ripresa assolutamente necessaria, la signora andava a fare i sit-in a Montecitorio, adducendo scuse di ogni tipo, anche banali, e quindi probabilmente offendendo anche l'intelligenza poi dei professionisti, delle persone che hanno cercato in tutti i modi. E qui è stata la chiave di volta. Perché dopo ancora un anno e mezzo, vi dico un anno e mezzo, purtroppo non c'è stato nessun altro modo che quello che purtroppo, perché non penso che nessun accordo leggero possa prendere queste decisioni, quindi vi dicevo, non c'è stato purtroppo nessun altro modo per poter riallacciare questo rapporto. Ma tralasciamo anche a riallacciare questo rapporto, proprio per le condizioni in cui si trovava il bambino e in cui si trova il bambino, di allontanarsi. Vi ricordo che mio figlio non è destinato a rimanere in luoghi neutri, chissà dove. È una situazione estremamente temporanea, per poterlo riportare alla vita di un bambino della sua età. Cioè, è una situazione temporanea per portarlo alla libertà. Spero che questo si capisca una volta per tutte. Non so se è più chiaro di così si possa dire. Per ricapitolare, Giuseppe, abbiamo di fronte un uomo che ha una fedina penale immacolata, carichi pendenti puliti, tranne eventuali denunce di cui non è notizia, che comunque se non è notizia non esistono, a cui non è possibile vedere il proprio figlio. Da quanto tempo non incontri tuo figlio, non ciao ciao, ma una frequentazione degna di essere chiamata tale? Riesci a quantificarcelo? Io ve lo posso quantificare, vi dico, allora. Sì, mi dai lo spunto, sinceramente, anche per parlare di un'altra distorsione che viene dichiarata nei social. Viene detto, lui faceva gli incontri protetti come se fossi pericoloso, no? Invece fortunatamente, la situazione è totalmente l'opposto. Gli incontri che vengono chiamati protetti, non erano altri che incontri assistiti per poter
fare in modo di riavvicinare, di riprendere il rapporto tra me e il bambino. Quindi erano incontri volti assolutamente a cercare di riallacciare questa relazione e riprendere finalmente e liberamente le frequentazioni. E invece viene fatta passare come se io fossi ancora una volta il violento, l'abusante, e quindi dovevo fare incontri protetti. Vorrei chiarire anche questo aspetto, perché direi basta di dire stupidaggini. Allora, se queste figure istituzionali avessero semplicemente la volontà di farmi dimostrare questo, ma con le carte vere però, non con quelle preparate ad hoc, io sono sempre disponibile. Quindi quello che ho detto lo posso dimostrare e quindi non ho nessun tipo di problema. Pertanto, ripeto, aspetto sempre, qualsiasi tipo di richiesta di confronto. Qual era la seconda parte della domanda, Davide? Scusa, mi sono soffermato su questo aspetto. No, ti dicevo da quanto tempo che non vedi tuo figlio in modo decente, diciamo. Sì. In modo normale. Beh, io posso fare che negli ultimi 6 anni, probabilmente ci metto anche l'ultimo anno, e che non l'ho visto per niente e neanche sentito, l'ho visto 4 ore e 45 minuti. E l'ho visto, considerate qualche secondo, quindi sommando qualche secondo in questi spazi neutri in cui avremmo dovuto in realtà fare tutto un percorso di riavvicinamento. Okay. Senti, volevo chiedere a Fabio se ha altre domande, se no io avrei ancora una domanda giusto riassuntiva per Giuseppe. Mi piacerebbe che rifacesse l'elenco dei soggetti istituzionali a cui si è rivolto e da cui non ha ricevuto risposta, perché a quel punto credo che io e Fabio avremo delle domande da porre a questi illustri assenti. Tu hai qualche altro? Sì, un'altra cosa. Guarda, giusto una, vale la pena di ribadire il fatto delle denunce smontate, si sbriciolate, si finite nel nulla. Perché non è un caso, questo costituisce il filo rosso di tutte le accuse che ti vengono mosse, soprattutto in ambito parlamentare. Il genitore violento, il padre violento, bisogna in qualche maniera difendere i bambini da questo padre violento. La domanda, gli sviluppi, sappiamo che da giugno non ci sono più notizie del bambino che avrebbe dovuto essere recuperato. C'è un provvedimento ma non viene seguito, ancora non viene seguito, ci sono delle difficoltà, un palleggiamento di competenze fra chi, come e con quali modalità dovrebbe seguire. Quali prevedi come sviluppi per il futuro? Stiamo parlando sempre di sensazioni, non ci sono purtroppo certezze. Quali prevedi come sviluppo per il futuro? Perché sicuramente non potrà tuo figlio rimanere alla macchia all'infinito, non potrà continuare a non frequentare alcuna scuola all'infinito, non potrà continuare a non avere un pediatra all'infinito, a non essere seguito all'infinito, quindi questa soluzione in qualche maniera si dovrà risolvere. Come pensi si possa risolvere con l'aiuto di... Allora, sulle denunce, Fabio, faccio ancora una piccola premessa in realtà, perché c'è anche da dire che la signora oltretutto è decaduta dalla responsabilità genitoriale, quindi non ha nessuna possibilità di decisione sul bambino, e questo è fondamentale. Dobbiamo ricordare che, e la signora poi ce l'ha tanto col Tribunale per i minorenni, e poi invece ce l'ha, è buona la Corte d'Appello, quando pensava che avesse fatto un decreto a suo favore, quando abbiamo detto che non era così. Invece adesso ce l'ha di nuovo contro la Corte, va bene solo quello, invece poi la Corte d'Appello che invece rigetta totalmente, no? le richieste di annullamento dei decreti precedenti non va più bene, no? È sempre il discorso, va bene fino a che mi danno ragione, non va bene se mi danno torto, e no, non funziona così, forse non gliel'hanno spiegato bene.
Volevo dire questo perché la stessa Corte d'Appello, lo stesso Tribunale hanno mandato i fascicoli in procura, quindi non è uno scherzo, quindi sono gli stessi tribunali che hanno denunciato la signora per evasione scolastica, la procura, scusatemi, il tribunale ha mandato il fascicolo in procura. Per quanto riguarda l'ultima Corte d'Appello, l'ultimo rigetto, parliamo della Corte d'Appello, quella brava in un modo e cattiva nell'altro, ha mandato il fascicolo dopo l'ultimo rigetto, ha mandato il fascicolo in procura perché si procedesse per tutti i reati rilevabili d'ufficio e a querela di parte. Cioè stiamo parlando di cose gravissime e non le fa Giuseppe Padula, lo fa il diritto, lo fa la legge italiana. E le parlamentari che si sono occupati di questo caso dovrebbero capirlo. Cioè stiamo parlando dello Stato italiano, è là che noi dobbiamo ragionare. Parliamoci chiaro, fate parte dello Stato o no? Oltre a questo, come ti chiedeva Fabio, che tipo di prospettive vedi? Arrivo anche a questo. Arrivo anche a questo. Questa è una domanda difficilissima, Fabio, credimi. Perché non lo so, ti devo dire la verità, posso solo fare delle ipotesi. In questo momento la procura ovviamente si sta occupando dell'aspetto, diciamo, di queste denunce eccetera, e che sono anche abbastanza pesanti. Spero, perché quello che penso è che il tribunale per i minorenni, che è competente, quindi poi effettivamente la questura che se ne dovrebbe occupare, come dire, mi viene prima di tutto di dire, possano liberare un bambino da una situazione che neanche un adulto dovrebbe vivere. È stato messo per ideologia, per interesse politico, in un contesto assurdo. E quindi mi viene la prima cosa questa. Mettiamo poi che in uno Stato democratico la legge va rispettata e che i decreti vanno rispettati, perché ci abbiamo delle regole e perché dobbiamo accettare, e perché ci sono persone competenti che meglio di noi sanno cosa fare. Spero che invece in tutto questo ci sia un ravvedimento, perché quello che spero vivamente, perché tutto questo potrebbe finire semplicemente in un ravvedimento e dire ok, è successo quello che è successo, a questo punto il tuo bambino è un padre, e è un padre che gli vuole bene e che deve anche stare con lui, ecco. Questo è la mia speranza. Un'ultima domanda, poi magari passiamo alle domande che avremmo voluto fare, ma non abbiamo l'interlocutore. L'ultima domanda è questa: allo stato attuale l'affidamento del bambino è ai servizi sociali? Sì. Che ruolo hanno i servizi sociali nelle pressioni per recuperare il bambino, ma anche per conoscere le sue situazioni? Cioè, è ammissibile che l'ente che ha la responsabilità del minore non sappia dov'è il minore, non sappia qual è la situazione
anche sanitaria del minore, sia bene sia male, in tempi di emergenza per tutta Italia, insomma, oppure ha avuto dei contatti, sa dov'è, lo ha visto, sa che sta bene, o l'accesso è interdetto a chiunque? È importante anche allora questo. Sì, è importante anche qui l'aspetto grave, perché oltre ai servizi sociali che hanno l'affidamento, c'è anche un tutore e un curatore che dovrebbero seguire un po' gli interessi del bambino. Diciamo che nessuno di loro ha notizie di dove sia, nessuno di loro ha avuto accesso al bambino. Pare che l'abbiano avuto solamente alcuni giornalisti, questo fa capire ancora una volta qual è il livello, no? di interesse verso di lui. È stato, diciamo, sono stati cambiati vari assistenti sociali. C'è l'ultima che ha chiesto di poter vedere il bambino, quantomeno comunque di portarlo al servizio sociale per poterlo conoscere, per comunque cercare un contatto, ma gli è stato, anche qui sinceramente vedete insomma alla fine come questa idea di intoccabilità, no? È stato da loro poi arrivano tramite avvocati, è stato concesso solo una video chat per vedere il bambino che stava bene, quindi non si sa da dove, non si sa come, però l'assistente sociale ha anche scritto che questa è una modalità assolutamente non possibile, ha scritto anche al tribunale, e d'altra parte ha scritto anche al tribunale che, anche perché hanno provato più di una volta anche ad andare a bussare alla porta, ma se nessuno apre non hanno diritto e non possono ovviamente neanche usare la forza, per cui hanno chiesto misure più incisive per poter ottemperare a quanto gli viene chiesto. E quindi siamo veramente in una situazione gravissima. Sì, è una situazione molto assurda. Allora io vorrei che ci avviassimo gradualmente al termine di questa conferenza stampa, vorrei che non andassimo oltre un'ora. Vorrei solo fare una breve riflessione, perché ho dato un'occhiata alla chat, ai commenti che la diretta sta avendo, e c'è qualcuno che sottolinea e solleva un problema che è già stato sollevato in passato, relativo al possibile trauma che il bambino avrebbe se venisse eseguito quanto il tribunale prevede, quindi venisse spostato prima in una casa famiglia e poi consegnato al padre. Credo che tutti siamo d'accordo che sicuramente sarà un trauma molto difficile per lui. Occorre però considerare due cose. La prima, chi ha posto le condizioni affinché questo passaggio fosse traumatico per lui? Non Giuseppe Padula, non il padre. Come ha segnalato proprio Giuseppe poco fa, occorrerebbe un ravvedimento. Se si vuole evitare il trauma al bambino, occorre che qualcuno si ravveda e capisca che il percorso fatto fino a qua è stato un percorso assolutamente sbagliato, che negare la presenza di un genitore, di un padre a un figlio non ha alcun senso, anche perché non esistono casi di violenza, come abbiamo detto ripetutamente. Quindi andiamo a vedere di chi sono le responsabilità, e sicuramente esistono procedure per rendere questo inevitabile trauma meno forte di quanto potremmo noi immaginare. E io, a me piace pensare, forse mi sbaglio, non lo so, lo vedremo nel futuro, che sì, ci sarà un trauma, ma forse il ragazzo dopo poco proverà un senso di sollievo, a vivere una vita normale, a vivere una vita da bambino. Aspetta Giuseppe, perché voglio darti un assist da questo punto di vista. Il discorso del ravvedimento è molto importante. Noi siamo molto attaccati per quello che scriviamo, per quello che diciamo sulla vostra vicenda, sulla tua vicenda, ma deve essere chiaro che non abbiamo nulla di personale contro Laura Massaro. Abbiamo molto contro tutto ciò che l'ha circondata e che l'ha condotta su una strada che ci porta oggi a considerare un possibile grave trauma per un bambino. Ok?
Rispetto al ravvedimento c'è un'ultima domanda di cui so già la risposta, ma vorrei che Giuseppe la dicesse esplicitamente. In realtà poi ce n'è una che gli farò alla fine, ma questa è aggiuntiva, diciamo. Se tra un tot di tempo si realizzasse quanto i tribunali hanno deciso, quindi il bambino passasse attraverso un transito in una casa famiglia e tu ne acquisissi la responsabilità e la gestione, eccetera, gli impediresti di frequentare sua madre? Ma per nessun motivo al mondo, ma non esiste. Cioè, che sia chiaro, io voglio dare, cioè io sono il papà di mio figlio e voglio fare il padre, non voglio togliergli la madre, cioè questo che sia chiaro, non ho nessuna intenzione, è chiaro, no? Questo è evidente. Però mi è sembrato sempre di averlo dimostrato, non ho assolutamente mai detto nulla che possa, ho fatto cose che possano far pensare a tutto. Certo, volevo un'ulteriore esplicitazione di questa cosa, anche per far vedere che c'è una differenza, no, rispetto al discorso del ravvedimento, no? No, ma è chiaro, no, ma questo è sempre stato detto. Oltretutto volevo fare anche, riprendendo il discorso che facevi sul trauma. Allora, se si legge bene l'ultimo decreto della Corte d'Appello, quello del rigetto, in realtà nel bilanciamento delle cose lo descrivono proprio bene. Quel trauma sarebbe, come posso dire, innanzitutto assolutamente minore di quello che sta vivendo. Scusate se lo dico con parole mie, non sono competente, non sono né un medico né un giurista, ecco, quindi lo dico da papà, con tutto il dolore che posso provare. Però quello che ho capito, che ho letto, è che in questo momento sta soffrendo molto, ma molto di più, se venisse, piuttosto che se venisse preso e tenuto pochissimo tempo affinché lui possa ritornare alla vita normale. Questo è, non lo dico io, penso che non lo possano dire neanche le parlamentari, lo dicono le persone che fanno questo nella vita, e credo che il lavoro di tutti va rispettato, non solo quello che si pensa di voler rispettare. Ti chiedo come penultima cosa, Giuseppe, di farci di nuovo molto brevemente l'elenco delle parlamentari. Ne abbiamo elencate alcune nel manifesto, ne abbiamo messe solo sei. Tu durante la prima parte ne hai citate di più, non ci stavano tutte. Sì. Comunque noi abbiamo invitato quelle sei che ci sembrano le più coinvolte, le più importanti. Ora, visto che io e Fabio vorremmo rivolgere a loro assenti che non hanno accettato il nostro invito a partecipare a questa che voleva essere una conferenza stampa seria, ma soprattutto un punto della situazione, vorremmo rivolgere a loro qualche domanda. Quindi, se ci puoi dire di nuovo chi sono questi personaggi politici. Sì, sì, lo dico perché approfitto ancora, come ho detto, penso almeno tre o quattro volte stasera, approfitto ancora che sono a disposizione loro per qualsiasi incontro volessero darmi o in qualsiasi luogo. Sarebbe bello di nuovo alla Camera, alla sala stampa della Camera dei Deputati, o comunque a qualsiasi confronto, appunto per spiegare bene come stanno le cose, affinché anche loro capiscano che l'interesse è quello di liberare il bambino. Dunque, di chi stiamo parlando? Sono la senatrice Valeria Valente, l'onorevole Veronica Giannone, la senatrice Monica Cirinnà, la senatrice Cinzia Leone, l'onorevole Stefania Ascari, l'onorevole Laura Boldrini, l'onorevole Rossella Muroni, l'onorevole Pina Picerno,
che sono le ultime delle quali ho contezza che abbiano comunque avvicinato, comunque portato avanti o comunque caldeggiato questa, diciamo, la controparte, chiamiamola così, comunque. Bene, allora... nelle sue esternazioni, ecco, anche con interrogazioni parlamentari, eccetera, quindi anche abbastanza pesantemente, insomma. E poi soprattutto vorrei farle anche capire che non sono un uomo violento né abusante. Mi farebbe tanto piacere poterglielo dire in faccia, insomma, ecco. E poi l'ultima cosa che vorrei dire, poi vi lascio alle domande che volete fare, rivolgendomi ancora a loro, ma un po' a tutti, è che benché con modalità diverse, col mio modo di fare, forse pensavano di sfiancarmi, pensavano di che mi stancassi di cercare mio figlio, ma vorrei rassicurare su questo aspetto. Non mollerò mai, per nessun motivo al mondo, perché lo devo proprio a mio figlio. Grazie Giuseppe. Allora, le parlamentari che sono state nominate da Giuseppe, io e Fabio, a questo punto, sentita la versione di Giuseppe Padula, vorremmo fare qualche domanda legittima, pacata, seria, a cui ci piacerebbe avere delle risposte. Avremmo voluto averle qua in diretta, ma evidentemente forse questa sede non è ritenuta opportuna. In ogni caso sono domande che restano e che noi vi rivolgiamo. La prima la rivolgo io ed è molto banale, e cioè: in base a quali evidenze avete definito a più riprese, in più occasioni, Giuseppe Padula un uomo violento e abusante? Fabio? Torniamo sullo stesso argomento, sempre in base a quali evidenze. Questa domanda è riferita ad una persona in particolare, lei sa meglio di chiunque altro di chi stiamo parlando. In base a quale convinzione pensava di poter intervenire in una causa nella quale non è parte, non è avvocato e non è neanche teste? A quale titolo pensava di poter avere un ruolo in quella causa? Le risposte non ci sono, andiamo avanti con le domande. Il supporto così generale dato alla signora Massaro nasce veramente da una pura sete di giustizia, da una pura sete di tutela dei diritti dell'infanzia, la volontà di prendere posizione accanto a qualunque genitore allontanato dai figli? Qua la risposta sarebbe stata indispensabile, perché poteva essere o sì, a prescindere dal genere, oppure c'è uno schieramento a favore di un genere piuttosto che un altro, e da questo sarebbe nata la domanda conseguenziale: ma se sì, come mai nessuna iniziativa è mai stata presa? Non stiamo più parlando del singolo caso Massaro a Padula, ma è stata mai intrapresa per supportare qualsiasi genitore di genere maschile allontanato dai figli? C'è una casistica immensa, pensiamo alle sottrazioni internazionali, ma non solo. E sono decine di migliaia ad avere frequentazioni limitate o addirittura impedite, annullate del tutto, contrariamente a quello che sono i dispositivi del Tribunale. Oltre a non prendere mai posizione contro questi, sono le parlamentari elencate a conoscenza del fenomeno? Anch'io vorrei chiedere qualcosa, forse di un po' più banale. Perché queste parlamentari non vogliono concedere voce a un padre, a questo padre? Come è noto a chi ci segue, l'onorevole Veronica Giannone ci ha diffidati prima di questa diretta ad associare la sua immagine e il suo nome a qualunque evento in cui appaia Giuseppe Padula. Perché? Ha la peste? Non è violento, l'abbiamo detto. Cos'è questa idiosincrasia verso una persona sola? Non è forse sessismo questo? Io ho seguito le attività dell'onorevole Giannone, ma anche delle altre, e tutte sono unanimi nella necessità di difendere i diritti dei minori. Ma di tutti i minori o solo dei minori figli di madri che piacciono?
C'è un doppio standard in questo? E se sì, perché? Da dove deriva? Come si giustifica? E da questo doppio standard nascono per caso le più recenti proposte legislative che sono passate di recente, laddove si vuole limitare l'affido condiviso sulla base di mere segnalazioni di violenza da parte di uno dei due genitori, ma si intende ovviamente soltanto la parte femminile. Secondo le nuove proposte basta appunto una segnalazione, nemmeno una denuncia, per carità nemmeno una condanna, per determinare il tipo di affido che viene dato in fase di separazione. Ecco, questo tipo di follie legislative, mi permetto di definirle così, ma è una mia opinione ovviamente, sono per caso collegate alla vicenda Massaro Apadule? In che modo? Perché la connessione sembra esserci. E lascia molto angosciati che un singolo fatto, non voglio dire di cronaca, un singolo fatto personale, giudiziario, possa determinare addirittura delle leggi che vogliono arrivare a scardinare una legge di riferimento per tutta Europa, per tutto l'Occidente, qual è quella delle separazioni degli affidi. L'ultima domanda è ancora una volta legata sia come scansione temporale, siccome argomento, potrebbe essere solo una coincidenza, ma è legata a una inchiesta, una famosa inchiesta su oltre 570 casi in qualche maniera simili o analoghi al caso Massaro Apadule. Questa inchiesta veniva lanciata nell'estate del 2020, nel giugno del 2020, dall'onorevole Valente come commissione femminicidio, e veniva annunciata la presentazione nell'inverno dello stesso anno. Non se n'è mai avuta notizia, ma i punti di contatto sono perché questa indagine avrebbe dovuto, sui casi raccolti, ripeto, oltre 574 o 572, non ricordo con precisione, avrebbe dovuto analizzare fascicolo per fascicolo, vedendo l'uso strumentale della sindrome di alienazione, della famosa PAS, famigerata PAS, che non esiste e continua a esistere solo nella convinzione di chi si accanisce a dire che non esiste, è un loop logico, ma di questo stiamo parlando, e poi per la discriminazione giudiziaria per le donne che dichiarano di aver subito violenza. Quindi questi sono i punti di contatto con il caso Massaro Apadule. Non ha mai visto la luce. Può dirci, avrebbe potuto dirci se fosse stata presente, per quale motivo non se n'è più avuto notizia, ha proceduto la commissione femminicidio verso altri tipi di indagine? Perché non è stato possibile riscontrare nell'analisi i postulati che erano all'inizio alla base dell'indagine stessa? Perché non c'erano dati interessanti, o perché non si sono ottenute delle conferme a quella che è l'idea di partenza, o altro ancora? Rimarrà un punto interrogativo, perché da diverso tempo stiamo chiedendo notizie su questa indagine, ma le risposte non ci sono e continuano a non esserci. Tutto è stato sostituito da una specie di petizione, ma in ogni caso non c'è notizia. Dunque, noi siamo alla fine. Io ho tenuto al termine una domanda che secondo me è la più importante di tutte, che voglio rivolgere ancora in chiusura a Giuseppe. È possibile che, se la cosa non si risolve in tempi brevi, in tempi utili, un giorno nel futuro tuo figlio possa incappare in questo video che resterà registrato, girerà, circolerà, resterà comunque in memoria. Io ti chiedo se ti va di parlargli, pensando a lui nel futuro che vede questo video. Che cosa gli diresti? Che cosa vuoi dire a tuo figlio? Io mi sono immaginato tante volte come potrà essere rivederci, riabbracciarci. E più di una volta però ho pensato a cosa dirgli, forse l'ho anche detto. Quello che direi è che il suo papà non l'ha mai abbandonato, mai. E per l'amore che ha sempre provato per lui, ha combattuto con tutte le armi lecite
che gli erano state messe a disposizione. E quindi di perdonarmi se per lui ha pensato, perché gli è stato riferito, ha fatto qualcosa che non andasse bene, ma tutto quello che ho fatto, papà, è stato per te, perché tu potessi avere una vita libera e felice. E sono contento di averti ritrovato. Grazie Giuseppe, grazie Fabio e buonasera a tutti.